Qualche novità sulla mia Leda? Ho trovato questo bracciale e parecchi maiali. Ho una spiegazione. Era di Leda che è stata trasformata in un maiale da Circe. Quando è tornata ad essere una bella donna, l'ha donato a Circe in suo ricordo. Hai ragione come sempre, vecchio amico. Significa che presto troveremo Leda, credo. Credi bene! Gli dèi non mentono mai, a parte Dolo e Apate. Ma non pensiamo a loro. Nella grotta c'era un uomo. Aveva queste spezie con sé. Ah, la mia Leda! Credi che l'uomo che hai trovato fosse un ciclope e che lei abbia preparato un elisir con queste spezie per fargli crescere un secondo occhio? Barnaba, su Anafi non c'erano più ciclopi di quanti ce ne siano a Cefalonia. Abbi fede, amico mio. Leda è stata lì. Ho trovato questo aulos su una sirena. Cioè, così si può chiamare. Un aulos! Mia moglie li adorava! Scommetto che ha imparato a suonarlo per aiutare le sirene ad attirare gli uomini verso la morte. Sarebbe da lei! Scommetto che Leda e le sirene erano buone amiche. Lei era così affascinante! Le sue canzoni funzionavano sempre con me. Tutto questo per un bracciale, un aulos e delle spezie. Ma guarda! Conosco bracciali del genere. Li indossano le donne delle piane assediate. Queste spezie provengono dalle terre di Demetra. Il Laulos è opera di un artigiano del Monte Parnete. Tutti i luoghi dell'Attica. La grotta! Sono tutti luoghi vicini all'ingresso per l'oltretomba. Non può essere una coincidenza. Sarà lì che si trova Leda. C'è solo un modo per scoprirlo. Andiamo. Molti mi avrebbero dato del pazzo, ma non tu. Sei davvero il mio più caro amico. Ma figurati. Ora troviamo tua moglie. Dimmi, che aspetto ha? Era la donna più bella che abbia mai visto. Aveva capelli e carnagione scuri. I suoi occhi verdi brillavano come gioielli. E quando beveva combatteva come una dea. Sembra simpatica. Lo era, ed era molto di più, mio giovane amico, molto di più. È passato molto tempo. Chissà se Leda riconoscerebbe questo vecchio viso.